se nel, a livello fisico la proiezione dei nostri sensi è il piano di esistenza, quando saliamo di livello, che cosa proiettiamo? La linea, i piani astrali, le creature astrali, tutti gli ecosistemi sottili vanno a popolare queste altre dimensioni, che possono essere o dimensioni fisiche ma extradimensionali, oppure dimensioni psichiche, già emancipati dalla funzione della forma e vivono esclusivamente sul piano sottile, quindi non hanno neanche la necessità di manifestarsi su un piano. Per cui dobbiamo fare un distinguo, anche se spesso si manifestano allo stesso modo, un conto è entrare in relazione con una forma extradimensionale, un conto è entrare in relazione con una forma sottile applicata al nostro piano o ad altri, la quale però non è collocabile fisicamente all'interno di un piano dimensionale, di un piano fisico qualsiasi. E allora, vabbè, si può anche giocare un po' su, no? Che differenza c'è tra gli extraterrestri e gli alieni, se vogliamo divertirci con questi termini. Allora, l'extraterrestre è chi vive su un altro pianeta ma condivide il nostro stesso piano di esistenza. L'alieno è colui che invece giunge da altre dimensioni possibili dell'universo, o della forma, o del mondo che noi viviamo. Invece le manifestazioni sottili sono proprio costruzioni della psiche, alle quali si dà nutrimento, le quali poi a loro volta acquisiscono una loro vita, acquisiscono una loro intelligenza, e tendono poi a creare un ecosistema, e come tutti gli ecosistemi, creare delle catene alimentari, per cui noi possiamo essere o meno in simbiosi con determinate forze, oppure si innesca il gioco della preda e del cacciatore, per cui di solito queste forze tendono a nutrirsi di noi, perché si muovono anche su piani ai quali noi abbiamo avuto accesso magari occasionalmente, ma che non padroneggiamo, per cui quello di cui non abbiamo il controllo, controlla noi, questo è. Per cui, tornando al discorso dei corsi di prima, il problema non è tanto che le cose funzionino, è che quando funzionano sono dolori. Perché la ricerca fuori di noi deve essere sempre bilanciata con specularmente la ricerca dentro di noi. E quello che ne viene fuori deve essere applicato alle scelte della propria vita quotidiana, sempre dal mio punto di vista, perché altrimenti creare effetti, filosofia, parole vuote. Vale di più raccogliere un pezzo di carta per terra che andare a mille conferenze sull'ecologia. Quindi applichiamolo poi a quello che sarà il nostro sentire, la nostra giornata, e qui penso che ognuno sappia anche vedere da sé. Insomma, è impossibile dire, prima ho detto, non si può dire cosa è bene e cosa è male. Come si fa qualunque cosa può essere bene e può essere male. Quindi poi ognuno se la vede un po'. Però la cosa importante è che dopo che abbiamo sentito mille conferenze, dopo che abbiamo capito tutti i vari livelli di controllo, da quello monetario a quello atmosferico a quello militare, che si fanno gli esperimenti, tutto quello che vogliamo, quando abbiamo visto i livelli di controllo attuati da quelle entità che noi andiamo a nutrire, che a loro volta ci vampirizzano, quando abbiamo capito tutto questo, abbiamo stabilito che forse più insistiamo a cercare fuori di noi e più andiamo a finire in qualche cosa che non ci riporta veramente all'essenza delle cose. La porta è dentro, dobbiamo guardarci dentro, applicare un'autodisciplina, un'autodeterminazione, in maniera autonoma, in maniera libera, fidandoci delle nostre sensazioni, fare le nostre scelte. Le scelte spirituali sono tutte valide, se vissute con autenticità, ma addirittura anche una via sbagliata, una via proprio diceva, perché questo qua, se vissuta nella maniera giusta, insegna, perlomeno ti insegna quello che devi fare, però insegna, cioè alla fine siamo sempre noi che ce la giochiamo, in base a come vediamo le cose. Quindi la porta è dentro, cominciamo ad esplorare dentro, ecco perché io ho coniato il termine, io e alcuni miei amici ricercatori abbiamo coniato il termine del percorso endotelico, fa un po' ridere perché ovviamente esoterico vuol dire già interiore, nascosto, privato, intimo, no?
riservato, non tanto riservato perché si deve tenere nascosto qualcosa, ma riservato perché è intrinsecamente incomunicabile, no? Quindi è quello il concetto dell'esoterismo, del perché è segreto, è riservato, non tanto perché, vabbè, nel tempo dell'Inquisizione era anche necessario tenere segrete le cose o camuffarle attraverso i simbolismi dell'alchimia. Però il concetto dell'esoterico è il fatto che è incomunicabile, non ci sono le parole che esprimono, può essere solo vissuto, in quel momento può essere veramente diverso. Però questa parola di eso, no? Esotermico, endotermico, ci siamo divertiti, allora abbiamo coniato l'idea del percorso endotermico per rafforzare la necessità, oggi più che mai, quando ci sono così tante proposte di illuminazione, di percorsi, di vie, di risoluzioni spirituali, sottili, la ricerca fuori di noi deve essere sempre bilanciata con specularmente la ricerca dentro di noi. E quello che ne viene fuori deve essere applicato nelle scelte della vita quotidiana, sempre dal mio punto di vista, perché altrimenti creare effetto, filosofia, parole vuote. Vale di più raccogliere un pezzo di carta per terra che andare a mille conferenze sulle cose. Quindi, applichiamolo poi a quello che sarà il nostro sentire, la nostra giornata, e qui adesso ognuno sarà a vedere da sé.